Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Elden Ring. Chiedo scusa ancora per aver non aver registrato il video, che purtroppo ho finito lo spazio sulla disk. Faccio dei video che sono molto carichi di big trade per far sì che la grafica sia sempre al meglio, e purtroppo questo fa sì che ogni video pesi circa dai 30 ai 50 giga di tanto, e quindi a volte mi capita di riempire la disk senza che me ne renda conto. Adesso l'ho liberato, ho un terabyte e passa, dovrei potercela fare. Allora, dobbiamo uscire, sto mezz'ora girando per cercare di uscire, dobbiamo uscire per andare al posto dove ho fatto quel boss. Vi faccio vedere esattamente come andarci, se ci riesco a uscire. Ok, faccio vedere anche ho sbagliato caverna, adesso ci ritorno all'altra. Ho sbagliato anche caverna per farvi vedere qual era, porca miseria, non ne ho fatta una dritta. Era questa, no, era quell'altra, dove cavolo era? La cave? Ok, scusate, l'ho trovata, mi sono un attimo confuso. Comunque adesso usciamo dalla caverna e vi faccio vedere come arrivare al boss. Allora, mettiamo la nostra arma, che tanto dopo la devo ancora potenziare, quindi intanto ve l'ho fatta vedere qual era. Mettiamo questa qui e questa qua. E siamo a posto. Poi usciamo con calma, che dovrebbe essere qua l'uscita di qua. Faccio vedere tutta la strada dove è il boss. Il boss era veramente facile, perché una volta invocato il Mimic lo teneva a bada. Noi da dietro ho fatto due o tre attacchi così, l'ho stunnato, e dopo l'ho colpito una volta, due o tre attacchi di nuovo così, l'ho stunnato, ho colpito, ho fatto sempre così e alla fine l'ho battuto. Era molto molto semplice. Allora da qui dobbiamo spiegarci a uccidere sta gente che erano già tutti marroni. Ok, dobbiamo andare qua verso il ponte, come vi avevo indicato la volta scorsa che c'era il simbolo qui, non so perché due, anche uno, e quindi dobbiamo andare di qua, che c'è un ponte, se vedete questo ponte qua. Una volta arrivati qua a questo ponte, dobbiamo prendere un santuario, che lo scopriamo, ecco qua. Dopo sono 10 minuti, però di quei 10 minuti ho fatto il boss, quindi mi dispiace tanto. Me ne sono accorto proprio quando ho lootato e quando mi ha dato la reward, se no uscivo e lo rifacevo. Questo è il posto, e siamo, faccio dove siamo, siamo qua, e da qua dobbiamo prendere la corrente ascensionale col cavallo. Faccio vedere, più o meno puntato qua, così abbiamo tempo di poter evocare Mimic. Noi ci mettiamo qua, lui ancora non partiva, evocavo il Mimic, e mi curavo, e dopo cominciavamo la... è una bestia meteoritica, cominciavamo la fight, e ci ha dato quest'arma qua, vi faccio vedere. Molto buona, che c'è una weapon art molto simpatica, che a me piace tanto. Ve la faccio vedere un attimo, facciamo così. La weapon art è questa, praticamente noi lo chiamo un nemico e fa questa cosa meteoritica che fa abbastanza danno. Una volta potenziata a livello massimo fa anche danno da massa, quindi se ci sono più persone vicino, certo il raggio è un po' corto, però di raggio di area, però comunque fa tanti danni. È comodo se noi lanciamo il Mimic da lontano, tiriamo questa magia qua e al boss gli facciamo parecchio male. Infatti volevo prendere questa, però devo prendere ancora la runa forgiatura funeraria massima, perché lo portavo a 10, quindi quando arriveremo a prendere quella lì la userò. Quindi per il momento ho deciso di usare ancora questo, anche perché sarebbe un po' troppo forte per dove siamo adesso, quindi preferirei continuare con le mie, che sono a livello un po' più basso rispetto a quella potenza che ha quell'arma, perché è troppo comoda come weapon art eccetera. E poi volevo portare un po' più su mente, così almeno quando lo usiamo, perché vedete consuma, certo a livello 10 fa molto più danno, quindi lo usiamo meno spesso, però comunque sia consuma, quindi portare a mente a meno a dov'è? A meno 30 sarebbe già qualcosa di utile. Quindi adesso da qui andiamo, ci teletrasportiamo di nuovo, cioè andiamo direttamente qua. Vediamo un po'. Allora, il boss ci aveva dato una pietra di forgiatura funerea 6 e 5 pietre di forgiatura 6 normali. Poi ci aveva dato ovviamente l'arma e basta, solo quello. Ok, ci teletrasportiamo qua. Scusate ancora, adesso cercherò di badarci di più. Meno male che non ho fatto un video intero, perché chissà che quanto avrei sprecato. Ok, da qui andiamo verso nord, perché verso nord qua c'è qualcosa che dovremmo fare. Quindi andiamo ancora avanti.
anche perché indietro è fatica. Purtroppo non ha un salvataggio questo gioco, non ha una password mancata, quindi se si fa un errore non si può neanche caricare, e questo purtroppo è una cosa che mi dispiace, perché a volte può succedere, si corrompe un file o qualcosa, ed è un problema perché non saprei come rifarlo, cioè o ve lo racconto o rifaccio la run da capo, mi sembrerebbe uno spreco di tempo, cioè nel senso fare tutto da capo uguale e riseguire la mia guida sarebbe un casino. Comunque prendiamo questo che è interessante e questi che sono interessanti, che abbiamo usati un sacco la volta scorsa. Poi faccio vedere dove siamo, qua. Ok, adesso dobbiamo andare verso sud, che c'è verso questo fumo, perché c'è un tipo che è tanto simpatico e a noi ci vuole tanto bene. Allora, ci mettiamo un attimo qua perché mi volevo mettere sneaky, ok? E dobbiamo prendere lui, non so se riuscirò a essere abbastanza sneaky, però ci voglio provare. Oh, se non ci riesco, ma insomma non si assolvi che niente. Ok, vediamo un po'. Se riusciamo a prenderlo da dietro. Perfetto. Non si prende da dietro. Ok. Oh. Lei mi sta facendo qualcosa? Non capisco. Comunque sia, ho fatto la mia bella figura di merda. Siamo a posto. Mamma mia, che brutta. Tu mi stai sbrattando. Oh, signor Peno, gigante. Mi sta venendo addosso. Nel senso. Ok. Perfetto. Oh, io questo volevo fare prima. Vai. E niente, a posto. Ce l'abbiamo fatta, dai. Perdita minima. Ok, mi hai dato tanto. Adesso che... Ecco, questo è interessante. La cosa interessante è che il tipo che segue la guida, che non è mai morto, è proprio morto qui. Perché questo qui l'ha maledetto. Va bene, andiamo tutto a est. Dobbiamo prendere un item e poi evocare il Mimic, perché ci sarà un combattimento cruento, a quanto pare. E probabilmente ci morirò anche, che è sempre così che succede. Ok, prendiamo questo. Sono quei serpenti draconici che proprio non sopporto. Vabbè, pazienza. Facciamo come possiamo, vai con questo. Cioè, non sopporto perché sono scattosi e fatica da capirli. Insomma, una brutta storia. Ok, andiamo pure. Dovrebbe comparire a momenti. Eccolo qui. E vediamo di farlo. Come al solito, insomma. Ecco quell'arma che avevo preso, portata a 10. Adesso 10 non possiamo portarla perché non abbiamo quella finale. Però a 9 sarebbe stato un bel che. Ci ho provato, c'ero quasi riuscito. Ok. Scusate. Vai. Ah, è già morto. È stato interessante. Dicevo, pensavo fosse più difficile. Va bene. Nemico abbattuto. Lacrima di cristallo rigida. Mossa l'oscia. Lacrima di cristallo cerulea gelata. Voglio vedere queste lacrime perché sono anche interessanti. Scusate. Devo cambiare, non ne cambio mai, porca vacca. Era questa qui, cristallo cerulea. Ripristina metà dei PA totali del balsamo. Molto interessante, davvero molto. E l'altra era incrementa brevemente la stabilità del balsamo. La stabilità, sì, potrebbe essere, ma questa potrei metterla a posto di quell'altra che ho adesso, perché una fa ripristina i PV totali e mi va bene. E l'altra che abbiamo messo, che dove cacchio è? E questa incrementa veramente la forza del basso. Sì, mi incrementa la forza, per carità, buona. Però questa IPA, quando comincerò a usarla, quell'altra con la weapon art, la vorrò mettere, quindi lo farò. Va bene, adesso c'è da prendere delle cosine, le prendiamo ovviamente. C'è un item qua da queste parti che adesso vedrò di trovare. Che c'era da prendere una runa aurea, adesso sapessi dov'è, sarebbe bello saperlo. Allora cerco un attico e vi dico dov'è. Dovrebbe essere questo, vediamo. No, questo è grasso. La runa aurea dovrebbe essere qua da queste parti, l'ho appena iniziata la discesa, a meno che non l'abbia già presa e non me ne sia accorto, perché tutto è possibile, può darsi che l'abbia presa d'accordo, comunque che era qua alla salita.
Vediamo un po' se la vedo, se non la vedo l'ho presa. Ah vabbè, l'ho presa, va bene. Adesso andiamo giù, eccola qui, forse è questa. Ok, scusate, non la vedevo proprio. Lunavria, ok, adesso giriamo qui a teniamo la sinistra dell'albero e stiamo alla nostra destra. E dovrebbe esserci un dei dardi, qualcosa del genere, da prendere. Eccoli qua. Ah, la freccia aurea, scusate. Bene, adesso dobbiamo fare il giro, attraversare il ponte, ma al ponte c'è qualcuno. Io adesso vorrei mettermi di nuovo l'arco, se me lo permettete, così almeno facciamo un po' di danni. L'arco era quello lì potenziato, questo, che ormai devo anche potenziare di più, perché sarebbe anche ora, direte. Ok, andiamo un po'. Un po' di danno lo facciamo, non è tanto, lo so, però un po' qui, un po' lì. Ok. Ok, perfetto, sì, a cavallo non è che io sia proprio bravo bravo a combattere, però qualcosina ancora so fare, insomma. Per battere questi non dovrebbe esserci un problema. Ci sono farfalle per caso, mi sembra di aver viste. Prendiamo l'ATM qua. Perfetto. E adesso guardo la guida, così vi dico esattamente cosa fare. Dobbiamo farci male, perché oltre a fare un salto che probabilmente sbaglierò, ok, non l'ho sbagliato, c'è una evocazione, non si chiama evocazione, si chiama invasione, che dovremo affrontare, e non sarà per niente carina come cosa. Ma prima di fare ciò, ci sono un po' di animali che vorrei ammazzare. Ok, perfetto. Vediamo se ne arrivano altri. In teoria no, quindi ci prepariamo a questa invasione e vediamo come fare. Ok, venga signora, perfetto. Ma lei non l'avevamo già affrontato, chiedo, mi sembrava, perché mi sento così lento. Ok, ma porca di quella vacca, non ci posso credere. Ok, niente, cioè, no. C'è stato verso, probabilmente sono troppo lento perché ho messo l'arco, perché non rotolavo mid, buonanotte, ciao. Ok, effettivamente ero in mid, infatti, quindi per quello che non mi trovavo, che ci volete fare, sono fatto così, ci vuole pazienza con me, vabbè. Oh cavolo, ancora vivo, perfetto. Riprendiamoci le nostre anime e rifacciamo il combattimento, ma stavolta andrà in modo diverso, perché riesco a muovermi meglio. Ale, perfetto, e questa è una. Poi aspetta un attico. Ok, questa provo la scema. Ecco, va là che ti ho detto che andava diverso, ma neanche toccato. Purtroppo ero in affat e non riuscivo più a capirci un cazzo. Allora, coltellaccio da macellaio sacro, ma porca vacca, vediamo un po' sto coltellaccio da buonanotte, non ce la posso fare. Allora, il coltellaccio non ce la faccio più. Che sia un coltello, no, non mi sembra di vederlo qua. Vediamo se lo trovo, lo troverò, promesso. Eccolo qui, ovviamente fa sacro. Quanto vuole di sacro? Ah, non vuole un cazzo di sacro, vuole, cioè fa sacro e basta che abbia i requisiti forza e destrezza, ma è fantastico. E scade in, scala in fede, ovviamente, però fede non abbiamo poca, però i requisiti sono ottimi. E fa comunque 109, 180, 190, 200 e passa con lo scaling compreso, che non è male. Quindi è un'arma di tutto rispetto a livello 1, poi insomma, va bene. Poi andiamo a prendere quest'item. Vuoto aureo, una magia sacra, bella, fantastica. Ok, adesso ci dobbiamo teletrasportare, ormai non so più parlare, qua alla foce del Tremeor. Vediamo un po', che è al Monte Gemini, dovrebbe essere Gelmir, scusate, Monte Gelmir, esatto. E volevo dire quanto ci manca per livellare, perché effettivamente potrebbe mancare poco. Ci vuole 20.000 punti, anzi meno, quindi io li userei.
Vediamo un po'. Equipaggiamento. Non so perché ho fatto equipaggiamento, ma così è andata, così ce la teniamo. Allora, usa quantità, facciamo 4, avete 11.000. 8.000, beh, come al solito io non so contare, lo sanno tutti. Non è una novità, insomma, non ho mai nascosto nessuno. Io l'ho sempre detto, eh. Allora, prendiamo questi 5 così me li tolgo dall'anima, che sono troppi. Ok, altri 1.000, perfetto. Togliamo altri piccoli, perché sennò cominciamo a averne troppi. E io non li voglio avere tra le scatole. Ok, dovremmo essere 85, dovrebbe bastare. Vediamo un po' chi è che mi ha dato l'esperienza. No, 90.000, beh, come al solito siamo a cavallo, perché come so contare io non so contare nessuno. Vediamo un po', facciamo 5. Ok, ci siamo. Meno male che non ho usato 6. Livelliamo e mettiamo, come abbiamo detto, nuovo livello nella mente, così aumentiamo un altro po', perché ci serve averlo un pochino più prestante. Perfetto, poi da qui dobbiamo andare esattamente no, però più o meno sul qua, più o meno, perché non so se vi ricordate, avevamo lasciato indietro un boss tempo fa quando siamo venuti qui per la prima volta, quindi è ora di affrontarlo. Speriamo bene. Comunque dai, siamo vuoti di anime, di rune, di quel cazzo che è. E quindi insomma dovremmo farcela bene. Sì, ciao, arrivederci. Ok, dovrebbe essere circa qui. Non vorrei farmi seguire da nessuno. Scusate. Allora, prepariamo il mimic. Perfetto. Appena ce lo fa. Perfetto. Purtroppo, come al solito, sono lento. Ok, dovrebbe aver sfruttato l'invisibili frame. È perché questi, sapete, io non li ho mai sopportati. Non li ho neanche mai nascosto, eh. Ok. Vai. Io di solito faccio così, anche col mostro meteoritico che non vi ho fatto vedere, purtroppo, non per colpa mia, vaffanculo, perché è andata così. Adesso lui fa queste stronzate. Ok. Vai. Ok. Ah, che cazzo, perché... Ok. Andiamo. Niente. Sbagliato, scusate. Ok, fatto, l'abbiamo uccisionato, sciaboia, che cosa che abbiamo fatto. Eccoci qua, cosa ci dà di buono a parte i soldi? Il cuore di drago, beh, mi sembra anche più che giusto. Ce n'è dato uno, beh, mi fa molto piacere. Ok, adesso chi è? Ma che cazzo è? Vabbè, dobbiamo prendere un po' di item. Uno qua. Ok. Uno qua. Perfetto. Poi ce ne sono altri, eh. Uno qua. Cerchiamo di non perdere il cavallo. Ok. Calma. Che prenda. Ah, c'è il nostro caro amico, vecchio caro amico. E poi dove vedere se c'è qualcos'altro, scusate. Mountain of fire, bake me in your flames. Però ok, ci parliamo a sto punto. Se mi scendi da cavallo, grazie, così ci parlo. Parlo. Good lady, what business might you have in such a place as this? I hardly think you're here to temper yourself with flame, considering that fleshly form of yours. Your timing, though, is impeccable as ever. I've been making just the thing for you on my journey here. Take it. I'm sure it'll suit you to a T. Oh, spero sia un vaso da notte, insomma, nel senso. Vedo. It's hardly more than lukewarm here. I won't be able to temper my body such that it'll never crack again. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of.
Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Here lieth the flame of ruin, which ever burning roars. Ostia boia, che roba che l'ha detto. Ok, adesso guardiamo cosa ci ha dato. Ricordate, stavo dicendo, lui aveva detto che si sarebbe recato dopo il combattimento con il boss di storia in un posto per riforgiarsi nella lava, per diventare, per temprarsi, ecco. E quindi l'abbiamo trovato qui per questo. Quindi la sua quest sta andando bene. Volevo vedere sto vaso da notte qui. Che cazzo va dato? Non da niente di particolare. Il vaso che ricordo per la testa, in quanto gentile omaggio del vaso aumenta la potenza dei vasi da lancio. Ah, ok, beh, interessante. Però se mi dicessi di quanto, del doppio, di un quarto, di un terzo, vabbè, comunque sia. Adesso andiamo alla tavola rotonda. Ok, andiamo alla tavola rotonda e andiamo dalla signora a dargli tutti i globi che abbiamo preso. Così almeno siamo a posto. Adesso io non mi ricordo neanche dove cazzo sia. Qui, mi sembra. No, cioè, ovviamente sono andato nel posto sbagliato. Vediamo se è qua. No, qui è della signora delle due dita. Non deve andare quell'altra signora, insomma. Ma porca vacca. Ce la farò, prima di giorno, di notte, di un giorno lo farò. Andiamo qua. Parliamo con lei. Gli doniamo tutti i globi. Offri un globo. E cominciamo a offrirgli tutti i globi. Offri pigliato, ok. Non ne ho più, vero? Ok. E ne abbiamo un bel po'. Veramente tanti. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Vediamo cosa abbiamo in generale qua. Oh, queste le prenderei. Ho detto molto brillo. No, vabbè, ne ho tante. Dai, ne ho 31. Ci sono cose interessanti. Molto interessanti. Oh, le ossa piccole e grandi. Che è ottimo per fare le cose. Pietra forgiatura 1. Pietra forgiatura 2. Pietra forgiatura 3. Pietra forgiatura 4. Beh, non è male. Poi tutte le convallarie. C'è della bella roba. Mi ricordo che c'era da lui, esatto, volevo prendere un po' di ceneri, così sono a posto. Poi guardo un attimo gli altri e vi dico se c'è qualcosa di interessante. Beh, comunque vedo che ha queste chiavi di pietra che prenderei. Ma sì, prendiamo anche queste, così almeno ci togliamo un po' di... Ah, sono rimaste 4. Mi fa tanto piacere di non avere più soldi, però dopo le prenderò, anzi magari le uso per prendere, perché sono cose che mi interessa sempre prendere, quindi lo faccio volentieri. Ok, vediamo se riesco a prendere, perché dai, ci tengo. Sono cose che, dato, ho detto, prima o poi prenderò tutto, ve l'ho già detto. E quindi lo farò. Mi manca una da 4.000, arrivo subito. Ecco qua, così almeno siamo a posto. Poi adesso andiamo a parlare col tipo di qua, che ci darà una chiave finalmente. Era ora, ok. Ma io metterei una lousa che non si vede un cazzo. Perfetto. Salve. No. White. You have felt the curse. I can smell it on you. The box. Yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. 'Twas a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Beh, che persona carina, insomma. Andiamo dalla signora delle due dita, perché c'è un nuovo set di armature, quindi volevo vederlo un attimo, se me lo permettete, così vediamo se riesco a prendere qualcos'altro che mi interessava. Magari non andare qui, che era meglio, ma uscire proprio da... ma porca vacca. Ce la posso fare uscire, ma porca vacca, ma è possibile che io non riesco mai a trovare un cazzo di strada? Riesco sempre a perdermi ovunque. È una cosa incredibile, non mi capacito di tutto ciò. Ecco, andiamo qui. Vediamo un po', dovrebbe essere qua, ok. Vediamo quanto vuole. Adesso usiamo ancora queste, come lo solito fare. Ma le sto usando tutte. Facciamo queste, grazie. Così almeno siamo tranquilli, che dovrebbero bastare, spero. Salve. Ricevi equipaggiamento di campioni, ok. Questo qua è interessante, io vorrei prendere quasi tutti, però non ho da prenderlo. Questo qui è del corvo.
Ok, prendiamo questa. Anche questo era bello, quello di Jardin, che era stupendo. Poi vediamo questo qui, sempre del corvo. Ok, questo qui sempre del corvo. E questa qua, sempre del corvo. Perfetto, l'abbiamo presa, ce l'abbiamo fatta prendere tutta. La volevo vedere un attimo. Sì. Certo. Interessante. L'ho vista, è bella, solo che mi sa che mi fa danno, perché dice nella rotolata possiamo prendere danno. Comunque se l'ha presa quello della guida vuol dire che un motivo ci sarà. Adesso noi ci teletrasportiamo un attico qui, perché dobbiamo finire la sponda del fiume Ansel, se non sbaglio. Dobbiamo andare qua a teletrasportarci e nel prossimo episodio continuiamo. Quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e appunto fammi sapere cosa ne pensate, e per il momento vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.